È una parola che sicuramente conosciamo, abbiamo già sentito la parola Sahel, però forse non siamo nemmeno del tutto sicuri di saperla piazzare su una mappa. Soprattutto non conosciamo benissimo il luogo, di per sé non sappiamo quali siano, insomma, le varie caratteristiche. Sentiamo parlare di colpi di Stato, ma insomma non ne conosciamo moltissimo. Ed evidentemente la cosa ci riguarda, quindi andiamo a dare un'occhiata un po' più da vicino. Per fortuna abbiamo l'occasione di un evento del Black History Month di Torino. Siamo proprio qui all'Associazione Paisti, siamo in Corso Casale a Torino, un po' di pioggia ma ci siamo lo stesso. Andiamo a vedere un incontro che parla proprio di questo, Paesi del Sahel. Siamo qui a fare qualche domanda con Talatou Clementin Pagmokhta, se non ho distrutto troppo il suo nome. Scrittrice, io partirei proprio da qui, perché nell'ascoltarvi mi è venuto in mente un po' un paradosso. Noi parliamo, quando parliamo di Africa, è come se passassimo da due estremi opposti. Da un lato, se arrivano persone dall'Africa, spesso sono migranti economici, non persone davvero in difficoltà. E dall'altro, se vediamo una scrittrice, ci diciamo come è possibile che da un paese come questo ci siano gli scrittori, non sono in enorme difficoltà, quindi insomma è un po' come se la realtà vera fosse nel mezzo. Insomma, la realtà è più sfumata, questo ci sfugge. Allora, è vero quello che hai osservato, perché in genere si pensa che gli immigrati sono tutti uguali, che tutti fuggono perché hanno fame, perché vivono la miseria e perché c'è una guerra. No, ci sono mille motivi per immigrare. Io sono arrivata qua con una borsa di studio per conseguire un dottorato in Italia. Io conosco delle persone che sono venute qua per amore, che sono quelle che sono venute per altre opportunità che hanno trovato. Poi ci sono anche quelle che vengono per povertà e altro. E io sono arrivata qua e ho visto che sono considerata come chiunque, qualunque nera, qualunque africana. Ma noi siamo diversi e ognuno ha le proprie ragioni per cercare di migliorare il proprio futuro. Io vengo dalla miseria profonda, ho combattuto, e questo vuol dire che in Africa non è che tutti nascono e sono seduti e pensano a venire in Europa. In Africa ci sono molti che combattono, perché le battaglie per la sopravvivenza esistono dappertutto, ma in Africa di più, visto le condizioni che ci sono. E quelle condizioni di povertà sappiamo da dove viene dalla sua storia, la sua lunga storia travagliata di ingerenze esterne che l'hanno buttata completamente giù. Ma è rimasto in ginocchio e si sta risollevando. È di questo che noi stiamo parlando. Ecco, infatti io volevo proprio citare qualcosa che tu hai detto. Hai parlato di, se non sbaglio, rivoluzione panafricana, qualcosa del genere. Non so che è difficile raccontarmelo in poche parole, ma che cosa intendi, che cosa pensi che possa succedere? Io penso, ho parlato di questi tre paesi del Sahel, il Mali, il Niger e il Burkina Faso, che dopo tutte queste storie vissute in modo traumatico nella storia, hanno finalmente deciso di prendere il loro destino in mano. E secondo me tutti cominciano a criticare questi paesi, alcuni hanno tanti dubbi, eccetera, ma io vedo tre paesi che costituiscono l'avanguardia di una rivoluzione panafricanista. E so benissimo che ogni cambiamento profondo richiede sacrifici. Tutti vedono solo dei militari, dei colpi di Stato, mentre noi africani vediamo una svolta e la volontà finalmente di poter essere leader. Tra i tre protagonisti di questo panel c'è anche Nuhum Traoré. Vorrei proprio partire da quello che avete esposto quest'oggi. Io sono arrivato qui con alcune domande che riguardavano proprio la nostra ignoranza nei vostri confronti. E l'incontro è cominciato con una tua storia molto dettagliata del Mali, come a dire, voi lo sapete che noi non sappiamo niente, siete sì. Consapevoli della enorme ignoranza nei vostri confronti? Diciamo c'è un po' di disinteresse, ma non lo qualifico di ignoranza da parte occidentale.
chiaro, chiaro. Sì. E poi a proposito appunto di conoscenza, è anche un altro punto su cui tu hai insistito molto, e anche gli altri due ospiti hanno insistito molto, l'importanza dell'istruzione, dell'educazione nei vostri paesi. Mi sembra di capire che lo vediate un po' come un motore, cioè è in corso un cambiamento, per alimentare questo cambiamento ci va necessariamente un'educazione molto, molto migliore di quella attuale. Ovviamente, se un paese senza istruzione, senza dei scienziati, senza dei esperti, il suo sviluppo non può essere neanche accennato, perché lo sviluppo non viene dall'esterno ma parte dall'interno. Quindi l'istruzione è la base, è la prima linea di poter pensare a tutti i diversi punti dello sviluppo. Siamo qui con uno dei protagonisti di questa giornata qui all'Associazione Pais, la MISIDE. Hai parlato delle risorse, tu hai detto il Niger non è un paese con tantissime risorse, ma qualcosa ne ha, e questo un po' smentisce una parte un po' della nostra narrazione, no? Questi sono quelli, la dico in modo molto brutale, ma quelli che arrivano dal mare sono questi poveracci, purtroppo non hanno niente, però è così per forza, pazienza, perché non hanno niente. E invece, insomma, le risorse ce le hanno, è solo che le usa qualcun altro. Sì, cioè, se la risorsa non viene utilizzata dalla popolazione, che risorsa è? Stiamo parlando di una risorsa che in realtà va tutto oltre l'oceano. Cioè, oggi se vai a vedere il Niger, il posto dove si scavano gli uranio, c'è nessuno dei nostri popolazioni, lì non c'è stato costruito nulla, non sanno neanche che cos'è l'uranio, quando ci sono le radiazioni, quello che ci sono, quindi la gente non sa neanche quante richieste ne ha. Il sistema ha cercato in tutti i modi di renderti ignoranti, quindi non c'è la scolarizzazione, e questo è il fattore finale, quindi ti fanno credere che sei povero. Chiaro. So che ci sono tantissime cose che quando noi occidentali parliamo dell'Africa sbagliamo, quindi avresti una lista infinita, ce n'è una in particolare. Niger in sé. Io questa è una storia vera, c'è la mia nipote che andava alla scuola a provincia di Cuneo, c'è il professore, se non hanno avuto dette a bacchi col professore, perché lei diceva che il suo familiare arriva dal Niger, e lui ha iniziato a dire che guarda, cioè, il Niger non esiste, ma Nigeria è sbagliata. Cioè, questo è un professore che insegna la geografia. Cioè.